Buonasera a tutti, questa è la terza serata su Python, si è aggiunta all'ultimo perché si sono dilatati un po' nel tempo, quindi l'idea era di fare un ripasso. Approfitto anche per aggiungere una sola cosina che non ho fatto tempo l'altra volta alla fine e forse se riesco anche in mezzo, che è appena qualcosa di programmazione orientata a oggetti, quindi classi e oggetti. Non penso guarderemo l'ereditarietà delle classi, quindi tutte le gerarchie, perché inizia a essere un po' macchinoso, ci vorrebbero più esempi un po' concreti che si fa un po' fatica. Casomai, lo dico adesso, ci saranno altre due serate, come avevo detto dall'inizio, dove l'idea era di fare un progetto live, quindi io non preparo niente, arrivo qua, volendo si decide insieme al momento cosa fare, certe parti, come farle, in che modo, perché, eccetera, e ragioniamo insieme, o comunque se per chi non ha esperienza vede come una persona che magari riesce a muoversi nel codice un po' meglio tipo me ragiona al momento, cioè mi danno da fare un programma, ascolta, devi fare sta roba qua, uno si domanda da dove inizio, io mi metto negli stessi panni, cioè che mi venga detto devo fare questa cosa, è l'unica cosa che lo decido io cosa fare, ma potete anche dirmelo voi se qualcuno ha idea, ripeto, sono sempre aperto, e si fa al momento. L'idea per ora è di fare un insieme di un server scritto in Python che potrebbe girare su un PC sempre acceso o su un Raspberry o quello che volete, insomma Raspberry è un altro computer Linux, quindi si può andare Python tranquillamente, e uno o più sensori, magari con il moduletto, con l'SP8266 o eventualmente con un Arduino intercambiabile, eccolo là, che raccolgo, perfetto, se lo presti eventualmente siamo felicissimo, eventualmente con MicroPython stesso, che è una runtime di Python ridotta per microcontrollore, quindi usiamo Python dappertutto a 360, sarebbe carina come cosa, e che cattura dati, temperatura, umidità, quello che vogliamo, quanta luce c'è, quante volte sono andato in bagno, lo manda al server, viene salvato tutto in un database, questo è il moduletto per chi fosse interessato eventualmente, manda tutti i dati al server che li raccoglie in un database e non so, facciamo qualcosa tipo calcolare le medie, magari possiamo buttarci dentro Telegram, mandiamo un messaggio quando la temperatura sarà di sopra 30 gradi, facciamo roba un po' a caso senza un obiettivo preciso, giusto per vedere come integrare varie cose e come diciamo fare, muoversi in generale. Questa sera pensavo di fare un ripasso non così a vuoto, non ripetendo di nuovo variabili, while, for, list, tuple, dizionari, eccetera, ma facciamo un programmino stupido, simbolico, semplice, futile, ma utile a inglobare tutti quanti i concetti e quindi vederli applicati direttamente senza ripetere più teoricamente. Non aspettatevi chissà quale programma, non scriveremo Blender stasera, pensavo un programmino di soliti classici che si fanno per vedere un po' le strutture dati e quindi ho poi operazioni su di esse, quindi vedere un po' tutto alla fine. Tenere traccia dei voti di scuola, che penso sia poco allettante perché nessuno qui va a scuola, quindi non interessa. Avevo pensato alla variante tenere conto delle spese, non so, quando faccio una spesa spendo dei soldi per qualcosa, lo inserisco e posso calcolare per esempio la spesa media in quella categoria di spese, la spesa totale in quella categoria e la spesa totale di tutto, quindi vediamo un attimo come storare dati all'interno del programma, ci riusciamo anche come salvarli in un file, ricaricarli eccetera, come leggere input, output, variabili, come lavorare i dati per calcolare le medie, le somme eccetera. Bon, detto questo iniziamo subito direi a scrivere codice, aspettate che inserisco anche il terminale se mi lascia, sì, ok. Allora vi ricordo che si lavora su file.py o quello che vi pare in realtà, io lo lancio da terminale come facendo Python, per chi è su Ubuntu o altre distribuzioni dove non è predefinito Python 3 in questo caso, e lo script in questo caso è vuoto, non fa niente, ma adesso lo riempiamo. Allora, mi hanno detto facciamo un programmino per salvare, per tenere traccia delle spese, eccetera. Pensiamo un po' a come dobbiamo salvare i dati. Noi avremo, almeno questo l'ho deciso io, cioè se voi volete fare qualcosa di diverso, accetto proposte volentieri.
pensavo di mettere n categorie, per esempio non so, alimenti o macchina o altre cose, suggerimenti per categorie aperti, e dà la possibilità di inserire dei valori di spesa in euro per ognuna di queste categorie, poi fa appunto fare varie statistiche eccetera. Per salvare una spesa potremmo ragionare in due modi per salvare i dati. Allora, o ogni atto di spesa, cioè ogni volta che io compio una transazione tra virgolette, potrei creare un elemento di una lista, cioè avere una lista di cose che sono successe, quindi un mega listone, un array letteralmente, potrei chiamarlo spese tranquillamente, definito come un array, e qui dentro riempirlo, adesso lo riempio a mano che ha poco senso, ma poi lo facciamo riempire al programma dinamicamente, per esempio avere dei dizionari dove ogni dizionario mi contiene una chiave che rappresenta, non so, il nome, quindi una nota, anzi diciamo, non so, ho comprato un formaggio, la categoria, che potrebbe essere alimenti in questo caso, e il valore della spesa, che potrebbe essere, non so, il 5 euro per esempio. Quindi andare avanti a inserire tutti quanti elementi del genere all'interno di una lista. Quindi qua potrebbe essere un'altra spesa, ho comprato, ho fatto benzina, categoria macchina, valore 30 euro per dire, eccetera. Questo può essere un modo. Un altro modo potrebbe essere di avere un dizionario di categorie. Perché dizionario e non lista di categorie? In realtà potrebbe avere anche una lista, però il dizionario mappa meglio il concetto di mappare una categoria, come la rappresento, diciamo, com'è che vado meglio a fare riferimento a una categoria, con un nome di categoria, quindi cos'è un nome, una stringa, uso, potrei usare numeri per rappresentare categorie, solo che sarebbe scomodo per l'utente, dovrei ricordarmi che la categoria 0 è alimenti, categoria 1 è macchina, eccetera. Si può fare, potrei fare una lista, in pratica un dizionario di categorie dove, non so, per la categoria alimenti ho come chiave una lista di spese, se non tenessi conto anche della nota, che in realtà potrebbe anche non interessarci, ovviamente era per fare l'esempio che posso inserire altre informazioni, semplicemente qui potrei mettere varie spese in lista, così semplicemente, poi avere un'altra categoria, macchina, eccetera. Nel momento in cui voglio aggiungere più informazioni, come per esempio prima una nota o qualcosa, però cosa dovrei fare? Avere dei dizionari qua dentro, quindi avere un valore anche qui, eccetera. Quindi forse la soluzione più appropriata è una cosa tipo questa, torno indietro così mi ritornano anche le note, in modo da avere, diciamo, un numero arbitrario di informazioni in modo più semplice all'interno della lista per ogni elemento. Bene, lo lascio qui per ora, perché la parte magari di inserire informazioni la facciamo per ultimo. Intanto abbiamo un paio di, anzi ne aggiungiamo anche qualcuna, facciamo così, aggiungiamo, non so, manutenzione, 500 euro, auguri. Un'altra categoria, ditemi un altro paio di categorie di vestiti. Perfetto. Pantaloni. Perfetto. Pantaloni 35 per variare. E qua torniamo sui alimenti, che ne so. Ne vediamo. 5 euro di tonno. Perfetto. Adesso abbiamo un po' di roba qua dentro, abbiamo questo array, ok? Possiamo già fare, per controllare che sia tutto a posto, facciamo un print spese, lanciamo lo script, fuori sta roba qua, lui non ha la concezione dell'indentazione, scrive tutto quanto nel terminale, però vediamo, già il fatto che l'ha stampato vuol dire che ha capito quello che abbiamo scritto, e questo è già un grande traguardo. Penso ci sia anche una funzione che lo stampi messo carino, no? Però non ci interessa. Come possiamo accedere adesso a questi dati? Beh, questo è un array, quindi possiamo accedere per esempio all'elemento 0, e se noi prendiamo l'elemento 0 viene fuori solamente il dizionario che corrisponde alla zeresima spesa, quindi alla prima. Vi ricordo che le liste si accedono partendo dall'indice 0, quindi 1 sarà la seconda,
la prima è la categoria limiti, la seconda valore eccetera, vediamo che torna la cosa, possiamo iterare sulle spese, for spesa in spese, qui vediamo come Python, cioè è molto anche discorsivo, per ogni spesa nelle spese, proprio più semplice di così non può essere. Iteriamo adesso, beh, non si nota tanto la differenza, ma sì, qua inserisco un divisore per esempio così, separare un po'. Vediamo che ho iterato su ogni elemento, l'ho scritto, ci ho messo una roba di trattini sotto per separare e li ho indicati tutti quanti. Bene, partiamo, io direi di partire subito da vedere per esempio come calcolare il totale delle spese in una certa categoria. Quindi per far questo facciamolo qua direttamente, non è un problema, dopo pensiamo come spostarlo, come organizzarlo, gestirlo eccetera. Se per esempio, non so, dato una categoria in cui vogliamo trovare il totale, per esempio potrebbe essere alimenti, che abbiamo più cose, mi sembra di ricordare, noi adesso vogliamo sommare, dobbiamo prendere tutti quanti gli elementi di questa lista che appartengono a quella categoria. Come fa un elemento della lista ad appartenere a quella categoria? Deve avere il campo categoria uguale al nome della categoria che cerchiamo, case sensitive tra parentesi. Intanto ho già detto una cosa importante che per far capire come si fa sta roba, che dobbiamo guardare in tutti gli elementi, questo vuol dire che dobbiamo fare un ciclo, dobbiamo iterare, quindi for spesa oppure non so elemento, chiamiamo la spesa in spese, due punti. Cosa facciamo qua? Allora, adesso ci capita un qualsiasi elemento di sta roba, a noi servono tutti? No, ci servono solamente elementi dove, cioè dobbiamo fare qualcosa solamente quando abbiamo elementi che hanno questo campo uguale alla categoria che cerchiamo, che in questo caso alimenti potrebbe anche essere macchina, vestiti o quello che è. Quindi facciamo un bel if, ci chiediamo se spesa è un elemento, quindi spesa è questa roba qui, quella che stampavamo prima, quindi spesa è un dizionario. Un dizionario permette di accedere alle proprie chiavi, ai propri valori che stanno sotto la propria chiave. Ricordo che il dizionario è una mappatura chiave-valore, quindi voglio il valore della chiave categoria, perché categoria va a mappare una stringa, ok? Io chiedo, con questa sintassi, il valore della chiave categoria all'interno del dizionario spesa. Preso quello, ci chiediamo se è uguale alla categoria che cerchiamo, che in questo caso l'abbiamo messa qui come categoria, potevo anche far così per quanto mi riguarda in questo momento, anzi facciamo così, andiamo un po' a step. Ci chiediamo se è uguale ai limiti. Adesso ne abbiamo beccato un elemento che ci interessa. Cosa dobbiamo fare con gli elementi che ci interessavano, con gli elementi di quella categoria? Sommarne e farne il totale. Quindi ci prepariamo un bel totale che facciamo partire a zero, e se abbiamo trovato un elemento che ci interessa, diciamo che il totale è più uguale, questa è uguale a scrivere così, vi ricordo, sì, sì. Ok, più uguale a spesa, ditemi se vado troppo piano, troppo veloce, di solito vai troppo veloce, non so, troppo piano, siamo noi che andiamo troppo piano, sommiamo il totale, il campo valore della spesa, che è un numero, attenzione, qui è un numero e va benissimo, sta cosa funziona. Cosa sarebbe successo se qua, perché magari l'avevo letto da tastiera, c'era una stringa 6? Casino. Python, fermo, gli casca il mondo, non puoi sommarmi un intero a una stringa e ha completamente ragione. Non dovrebbe succedere, perché quando acquisiamo i dati ci preoccuperemo di convertire tutto in numero. Per sicurezza convertiamo sta roba in intero. Tutto chiaro fin qua, chiaro a tutti, ricordate le conversioni di tipi tra un tipo e l'altro, i tipi di Python erano int, float, bool, la string, eccetera. Per convertire a quel tipo basta mettere le tonde dopo il tipo e dentro metterci quello che vogliamo convertire, quindi 5 come stringa viene convertito in numero, 32,12 viene convertito in float, anzi qui ci converrebbe convertire in float, perché per quanto ne sappiamo potremmo avere anche, non so, 5,20 euro, quindi in questo caso va bene, però se è una stringa 5.2 viene convertita, se è un intero non importa, vabbè, stiamo facendo calcoli virgola mobile,
niente di più, sì, ma quanti dobbiamo farne, chi se ne frega. Bool, eccetera, non è string, scusate, è str. Ok. Adesso dovremmo avere in realtà il valore, quindi proviamo a scrivere il totale. Se eseguiamo ci esce 10.2, vediamo se ha senso. Qui avevamo il tonno a 5,20 euro e qui il formaggio a 5 euro, proprio perché sono due numeri perfettamente uguali, facciamo 2,5,27, quindi sta sommando solo quello che ci interessa. Però succede se voglio farlo per altre categorie adesso. Beh, qui mi basterebbe cambiare vestiti, cambiare la categoria, mettere vestiti, quindi comparare per un altro nome di categoria, e lui fa tutti i suoi conti. In questo caso c'era solo una cosa, quindi abbiamo testato che funziona anche in un solo caso. Se metto macchina, viene fuori una cosa tipo 530 euro, infatti esce. Per, siccome potrei voler fare più volte questa cosa nel mio programma, magari su richiesta dell'utente e con categorie diverse, mi conviene fare una bella funzione. Quindi definiamo una funzione che si chiama totale spese categoria, giusto per avere un nome per ricordarci cosa fa. Vi ricordo molto importante i nomi delle robe, sempre, perché dopo il programma rimane lì, 500 bellissime righe di codice che funzionano, dopo due mesi il programma smette di funzionare, perché sì, ve lo dico io. Vai a aprire il programma, cos'è la funzione XZ24? Boh. Totale spese categoria, vabbè, non sarà in italiano, però in completo, non sarà una frase completa italiana, però almeno si intuisce cosa fa riguardando anche il codice. Cosa passiamo a questa funzione? Potremmo passare le spese o potremmo anche non, tanto è una variabile globale al momento. Globale vuol dire che è una variabile che è sempre visibile in tutti gli scope. Uno scope è quando entro, per esempio sono dentro una funzione. Dentro una funzione posso definire variabili, ma quando sono fuori dalla funzione non ho più quelle variabili lì, sono al di fuori, non so in italiano come si dica, in inglese si dice scope, scopo, oddio, spazio. Sì, uno spazio di nomi, anche se ho usato il namespace, ho usato per altro in programmazione, è un ambito, potremmo chiamarlo, cioè sono all'interno di questa funzione tipo totale. Se io adesso facessi andare sta roba qua, non lo faccio andare, ha senso, ma qua io, cioè non ha senso sta cosa, non posso stampare totale dentro questa funzione, cioè stampo totale di che? Intanto sta funzione potrebbe non essere mai stata eseguita, l'ho dichiarata ma non l'ho mai fatta andare, quindi totale non, Python interpreto non l'ha mai visto, cioè non ha senso. E se avessi questa funzione, anche se la chiamassi, la chiamo una volta e uno dice vabbè potrei voler stampare quella cosa lì, ma se la chiamo 8 volte, stampo il totale di quale esecuzione? Della prima, della seconda, dell'ultima? Boh. In questo caso abbiamo detto che spese per ora le lasciamo globali, potremmo anche passarle per parametro la funzione, ma non è, per ora non ce ne preoccupiamo. Cosa ci interessa invece passare? Quale categoria stiamo cercando? Perché questa funzione carica il totale della spesa per una certa categoria, quindi qua andremo a comparare con la categoria passata per parametro. Questo vuol dire che noi adesso possiamo usare questa funzione dove ci pare, passando un nome di categoria. Quindi proviamo a calcolare il totale per gli alimenti, il totale per la macchina e per i vestiti. Fantastico, ci siamo dimenticati. Qualcuno sa cosa siamo dimenticati? Qualcuno intravede l'errore, vediamo. Questa funzione accetta come parametro il nome della categoria e calcola il totale. Cos'è che non fa? Non ritorna il valore. Se non ritorno il valore della funzione, non posso pretendere che quando io in questo caso stampo il valore, ma potrei averlo assegnato a una variabile, in questo caso chiamata A per quanto mi riguarda, e poi aver fatto cose con A, tra cui anche stamparla. Se io non ritorno un valore, questo viene fuori, no, questo è il tipo di Python che indica niente, nulla, boh, chi lo sa. Giustamente non abbiamo ritornato niente. Se noi lo lanciamo così adesso, invece abbiamo i valori, perché la funzione ritorna il valore. Lo rimettiamo qua, tutto bello simmetrico. Ok, questa funzione è fatta, bene, funziona, perfetto. Cos'altro potrebbe interessarci? La spesa media per una categoria. Per esempio, non so se può aver senso, ma va bene, dal punto di vista del codice è interessante vedere la media.
Quindi media, spesa, spese, categoria. Passiamo sempre una categoria come parametro. È chiaro a tutti il discorso del passaggio di un parametro a una funzione? C'è qualcuno che è un po' non si ricordo, ha un po' di dubbi su questa cosa? Il discorso è passare dei valori ogni volta che chiamo la funzione, quindi io posso chiamarla con valori diversi e le funzioni rendono il codice riutilizzabile, si dice, perché posso avere un pezzo di codice, in questo caso questo qui, che riutilizzo più volte con valori diversi, in questo caso con che valori, con categoria, che posso variare a ogni esecuzione. Io dentro le tonde do i parametri, posso averne anche più di uno, in questo caso ne ho uno solo, quindi ne do uno solo, lo passo qui all'interno e poi lo posso usare. Questo è come se io avessi definito una variabile qui dentro uguale a, non so, magia, uguale in Python, mi ha preso il valore che ho passato alla funzione, me l'ha assegnato una variabile che si chiama categoria, perché si chiama categoria qui, potevo chiamarla A qua e scrivere A qui volendo, è intercambiabile, nel senso basta che rispetto lo stesso nome, questo vuol dire il primo parametro dentro la funzione si chiama categoria. Ok. Quindi anche se viene interpretato come linguaggio, quando tu dai una definizione, quella resta in memoria e viene richiamata tutte le volte che vuoi. Certo, funzione. Certamente. E viene richiamata. Certamente è una funzione che viene richiamata. Anche se è stata chiamata prima. Sì, 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 certamente. Anzi, è sequenziale la cosa, cioè proprio vengono dette in sequenza. Se io adesso mettevo questo codice di stampa prima di aver dichiarato la funzione, Python rompeva un po', mi diceva non hai definito questa funzione, perché essendo proprio interpretato, a differenza di C, in realtà anche in C vi rompe le scatole, dovete in C fare le forward declaration, cioè dire prima ancora di dirgli, se non potete definire subito una funzione prima di usarla, dovete almeno dire al compilatore guarda che più avanti ci sarà una funzione fatta così, così e così. Ti dico dopo cosa fa, tu sappi che c'è, in modo che se la uso da qualche parte mi permette, cioè compila. C'è chi, a chi piace, tipo a me, ragionare quando scrivo il codice, un approccio top down, cioè parto dalle cose ad alto livello, cioè proprio le prime cose che si leggono nel file sono le cose ad alto livello, cioè la logica del programma, e poi mano a mano che vado verso il fondo vado a vedermi i dettagli di come si calcola il totale o come si calcola la media. Per fare così uno dovrebbe mettere le funzioni che vengono usate dopo che vengano usate, perché uno di solito la logica del programma chiama tutte funzioni che sono sotto, quelle sotto chiamano a loro volta funzioni che sono sotto, perché più si scende di livello, ok? Per fare sta cosa si può fare in Python? Si definisce di solito un main, una funzione main che non accetta parametri, non ci interessano parametri, però la definiamo e la chiamiamo alla fine. Cosa succede qua? Devi dargli un return o no? No, 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 main, boh, no, non devo ritornare niente dal main. Basta che sia capoliga, cioè che torni a colonna 1, è sufficiente. Esatto, sì, sì. Questa qui, questo è il modo di Python di dire, ricordo negli altri linguaggi, tipo in C, quindi l'Arduino, faccio parentesi, allora sì, no, ma questo non è sintassi Python, infatti lo stai emulando, è diventato tutto rosso, sì, sto facendo vedere in C, sì, l'equivalente sarebbe questo, sì, cioè in C io vado a dire guarda che la mia funzione parte da qui e finisce qua, in Python è l'identificazione che te lo dice, esattamente, i due punti ti dicono guarda che qua parte un blocco, a chi appartiene questo blocco? La funzione main, l'oggetto si chiama main e è una funzione che ho usato def. Tutta la roba che è identata di 1 qui, quindi queste righe qui, appartengono alla funzione. Se io adesso scrivo qua qualcos'altro, questo non appartiene alla funzione. Questo viene eseguito sequenzialmente. L'interprete parte, vede che speso è uguale a sta roba qua, se lo salva in memoria, vede che c'è una funzione che si chiama main, se lo salva da una parte, vede che A vale 23, lo salva da una parte, vede che esiste una funzione, questa qua, la mette da una parte, se la ricorda, vede questa, se la ricorda, adesso dice, ah guarda un'istruzione, chiamo main. In questo caso funziona perché? Perché lui aveva già visto queste prima, quando ho chiamato main, anche se usavo queste che sono scritte in ordine prima nel file, lui aveva già visto queste prima di arrivare a chiamare il main. Deve prima passare tutto il codice e poi trovi il main, quindi esatto. Già passato tutto il codice. Esattamente, lui ha visto tutto quanto. Per stasera quali sono i due modi consigli? Di fare il main prima, allora, o farlo dopo? Per fare robette semplici tipo quella che facciamo stasera o così discorsivo, per seguire così
se dovete fare un programma un po' più articolato, io sono, credo fortemente nella separazione della logica del programma. Per esempio, se avete un applicativo con l'app, cioè la logica del programma è: quando il tasto viene premuto e il sensore riporta una temperatura maggiore di 20 e non so, sono le 20 e 30 di pomeriggio, mando un SMS a tizio. Quella è la logica del programma. Poi, come mando l'SMS? Cioè, importo quella libreria, apro la comunicazione con il modulo GSM, creo un, non lo so, vado, 30 righe di codice, quella roba lì in un file a parte, via, via. Quella non è logica del programma, quella è roba a basso livello. Questa separazione è utile perché? Perché volendo, se ho un linguaggio tipo C o Python che viene, cioè, può essere compilato e eseguito in più piattaforme, e volendo potrei prendere la mia logica del programma, scrivere delle funzioni mock, si dicono, finte, cioè che simulano, e testarmi la logica del programma sul PC. Cioè copio letteralmente il codice, invece la funzione, non so, che invia l'SMS, invece che fargli mandare un SMS sul PC che magari è un po' più complesso, non mi interessa neanche, gli faccio scrivere a schermo, ho mandato un SMS, così vedo quando viene chiamata, con che parametri. Io copio ancora la logica, ce l'ho uguale, quindi posso debuggarla nel PC e dopo la metto di là dove ho le funzioni. Invece vedo che la logica nel PC non funziona, la logica nel PC funziona, ma nell'Arduino c'è qualcosa che non va. Se funzionava nel PC, se ho fatto le cose fatte bene, probabilmente c'è un problema dall'altra parte. Quindi so già dove andare a vedere, vado a vedermi la funzione che manda l'SMS, vado a vedere come comunico col sensore, eccetera. Anche questo discorso, cioè questo esempio di Arduino era relativamente semplice, ma ci sono programmi assai più vi faccio capire, vediamo un po'. Questo progetto qui in C, per dire, giusto per darvi un'idea di quanta roba c'è qua dentro, questi sono tutti i file del progetto. Cioè, questo, tutta sta roba qua, questi sono tutti i moduli separati. In alcuni io vado a gestire la parte a basso livello, come parlo con l'hardware, in altri vado a fare la logica, in questo caso era un autopilota di un veicolo, quindi ce n'è di logica sotto. E lì è fondamentale, cioè quando faccio modifiche spesso mi ritrovo a separare sempre di più, proprio a volte mi sveglio la mattina e dico madonna, c'è un casino qua dentro, aspetta che faccio altri 4 moduli, separo sta roba perché non ci capiamo più. Ok, allora eravamo qui, la media, cosa cambia dalla somma alla media? Che devo alla fine divido per il numero di elementi, quindi facciamo così, bel copia e incolla, lo chiamiamo sempre totale, però non dobbiamo ritornare al totale, dobbiamo ritornare al totale diviso il numero di elementi. Qual è il numero di elementi? Bisogna fare un altro contatore. Esattamente, non posso usare la lunghezza dell'array, se chi stava pensando a quella cosa lì, perché la lunghezza di questo è certamente il numero di spese, ma non è il numero di spese in quella categoria, è il numero di spese totali. Quindi non so, facciamo un count, di solito si fa count, ogni volta che trovo una spesa all'interno della mia categoria più uno, incremento il count. Mi ho appena fatto un tasto della tastiera, se vedete che partono più a nastro, è perché sto reinserendo il tasto un attimo. Questo è il carola di Intel, ecco, count più uguale a 1, ok, e divido per count, count ma count, testiamo un po' se sta roba funziona, facciamo totale, meno, non totale, media, spesa, categoria, andiamo qua, lanciamo, auto, serata, no, voglio fare i conti a mano, mi sembra giusto, ok, bene, possiamo fare qualche operazione. Andiamo verso creare un'interfaccina grafica, quindi iniziare a fare input-output, quindi l'utente potrebbe voler inserire spese, leggere una lista di spese stampate a schermo, eccetera. Partiamo dallo scrivere spese a schermo. Allora, testiamo come scriviamolo così a caso nel programma, intanto cancelliamo sta roba, abbiamo visto che funziona e va bene. Vediamo un po' come
come potremmo stampare da qui è, nel senso, è a gusti. Potremmo mettere, per esempio, non so, scrivere prima la categoria, poi il valore e poi la nota, oppure la nota e poi il valore, non so. Una cosa che torna sicuramente utile, mi sembra di averla accennata, era la funzione format nelle stringhe. Allora io approccio semplice, cosa potrei fare? Potrei dire, scegliamo una spesa, un elemento, chiamiamolo E adesso, prendiamo il primo elemento, ok? Di E vado a prendermi la categoria, la concateno a uno spazio, un paio di spazi per separare, più il valore, che tra l'altro va convertito in stringa, ricordo, altrimenti Python rompe, mi dice non puoi concatenare una stringa a un valore, a un numero, che sia un intero, un valore con la virgola. Va bene, stessa cosa per la nota, spese. Stessa cosa per la nota, adesso non mi metto a scrivere tutto, però capiamo il concetto, si potrebbe far così. È molto più chiaro, è indiscutibilmente più chiaro fare così. Facciamo l'equivalente. Aperta graffa, chiusa graffa, che vuol dire che lì ti darò una cosa. Non ti ho ancora detto cosa, ma lì c'è un placeholder, cioè lì ci andrà qualcosa. Tieni conto, te lo dico dopo. Un paio di spazi per separare, questi sono due spazi, qui ci va un'altra cosa, per fare l'esempio equivalente a quello di prima, punto format sulla stringa, e adesso do i valori con cui voglio riempire questi due placeholder che ho dato. Quindi il primo è categoria, il secondo valore, questa virgola è su le parentesi di format, vedete, quindi è il secondo parametro della funzione format, e valore. Il risultato è lo stesso, cosa ci ho guadagnato? Intanto è molto più elegante, ottimissima osservazione, proprio quello è il termine giusto. Poi per esempio mettiamo, adesso voglio mettere delle quadre intorno ad alimenti, così lo faccio subito, prima dovevo mettermi a fare, a diventare scemo, a mettere aperta graffa ma non chiusa, poi lo concateno con E categoria, poi lo concateno con la quadra chiusa, poi ci metto due spazi, qua posso metterli qua, poi e bla bla bla. Penso sia evidente che è più semplice ragionare così, soprattutto perché adesso voglio aggiungere anche la nota, mettiamo, voglio anche aggiungere, non so, quanti euro, come si fa il euro. L'avevo già vista sta roba, però okay. L'impressione più elegante mi è venuta dopo che ci hai mostrato com'era, sì, in modo vecchio, sì, e non capivo in altre cose che avevo visto in internet. Tra l'altro, adesso capisco la differenza. Tra l'altro, infatti, mi viene in mente adesso c'è una cosa bellissima su Python che io ho scoperto di recente. Eccolo qua, questa. Come vedete, internet è vostro amico quando. Cioè anche io, nel senso, cioè io programmo non normalmente in Python, per carità, però anche quando programmo in Python guardo, cioè Python è tanto copia e incolla, vai su internet a cercare, non so, come faccio a separare la stringa in 25 pezzi, how to separate string in Python, bla bla bla, trovate la risposta e scopiazzate. Qui dovrebbe esserci un modo nuovo, eccolo qua, le F string, questo è ancora più figo. Figo è il termine corretto. Questa roba qui, l'ho scoperta di recente, funziona così: mettete una F davanti alla stringa. Praticamente ogni volta che voi mettete delle graffe qua dentro adesso, potete inserire all'interno delle graffe il nome della variabile che volete stampare. Cioè io dentro le graffe della stringa non c'è più punto format eccetera, io posso per esempio fare adesso, per fare l'esempio uguale a prima, voglio mettere tra le quadre il nome della categoria, quadre, graffe per indicare che sto entrando in questa sintassi speciale, e ci metto E categoria dentro, proprio qua dentro alle graffe, questo è codice Python, questo qua dentro ci va codice Python, sintassi Python proprio. Quindi io qua volendo, facciamo un esempio adesso, potrei mettere graffe, non so, potrei mettere 3 più 4 più media spesa categoria di alimenti, cioè io posso inserire il codice qua dentro e lui esegue tutto in uno che si chiama una F string, che sta, penso sia per format string, rigor di logica,
quello qua è una, appunto, una roba nuova, 3.6, forse per quello non me ne ero mai accorto di recente. In questo caso è ancora più elegante il format e posso fare, per esempio, per completare l'esempio, fare l'esempio completo adesso, vogliamo mettere categoria, mettiamo il valore in euro, quindi andiamo a prenderci il valore dall'elemento E, ci mettiamo il simbolo dell'euro di fianco, mettiamo all'inizio, anzi, e mettiamo la nota, mettiamo, non lo so, tra virgolette, cosa mettiamo, suggerimenti, mettiamo un paio di spazi, tre spazi, doppia barra, dai, doppia barra, così, perfetto, e ci mettiamo con le graffe, andiamo a prenderci nota, si chiama nota, giusto, nota, perfetto. Se io adesso provo a eseguire, perfetto, stampa tutto, non mi carico, effettivamente insomma, per essere stato fatto in 3 minuti, non ci si metta. Se cambio l'indice del mio array qui, vedo che posso stampare tutto. Quindi, come farò se voglio stampare tutto? For e in spese, da punte. Boom. Ok. Prendo e invece che assegnarlo via mano, ci faccio un ciclo e dico che lo prendo mano a mano da tutti gli elementi della lista spese. Di lista. Macchine ne ha fatte due stavolta. Cosa? Di macchine ne ha fatte due perché note erano diverse. No, no, perché ci sono proprio due elementi. Ah, li ha stampati tutti. Sì, sì. Sì, ecco, diciamo okay. Che ecco, diciamo che stampare la categoria per primo forse non è il massimo, perché si assume che magari le metto in ordine per categoria. Quindi sì. Se io adesso aggiungo qua in fondo un'altra spesa nella categoria macchina, quindi vado a copiare questa roba qua, e non so, cambio olio, quello che è, come vedete, cioè, non è in ordine questa roba qua, però va bene, insomma, per ora ce la contendiamo, diciamo che sono in ordine cronologico per il momento, non ce ne preoccupiamo. Bene, cos'è questa cosa che ho appena fatto? È una bella funzione che si chiama scrivi spesa, accetta parametri, no, le spese le prende dalla variabile globale, ritorna parametri, no, stampa schermo, chi se ne frega di cosa ritorna, non deve far conti, non deve dirci niente, deve fare, e infatti qua dentro fa, questo fa. Ok, scusa Giacomo, una cosa, perché io sto lavorando con l'idea di Arduino e sono un po' confuso ovviamente in questo periodo vedendo la presentazione. Certo. Il discorso del ciclo, sì. For, due punti e poi la riga sotto è quello che lui deve fare. Certo. Se volessi mettere due o tre righe, come faccio? Metto delle graffe, faccio... Ah, qui? No, no, se vuoi mettiamo che vogliamo mettere un divisore, sì. Adesso, sì. Aggiungo dei trattini, cioè... Come fa di capire quando finisce il ciclo? È sempre... No, allora... L'intentazione che ti fa finire il ciclo. Esatto, cioè... Okay. Quando finisce intendi le istruzioni che appartengono al ciclo? Ciclo, sì. Esatto, quando io quando torno cambio orientazione, facciamo proprio un esempio, sì. Stampiamo qua, fine, alla fine, questo come vedi adesso ho lasciato uno spazio, ma posso, sì, anche metterlo così, questo è indentato di uno in meno, infatti, sì, se, sì, vedi, sì. Questo appartiene alla funzione, sì, perché, esatto, perché è lo stesso livello, quindi in questo caso vedi, okay. Fine viene eseguito una sola volta dopo il ciclo, se fine andavo a metterlo qua sopra, chiaramente viene eseguito all'inizio, non è proprio, sta mentendo, sapendo di mentire, però non è la fine, è l'inizio, però si capisce il concetto. Vogliamo lasciare i trattini? No, non mi piacciono. Ok, possiamo scrivere spese adesso, perfetto. Sì, vediamo un po' come possiamo chiedere una spesa, cioè inserimento, una funzione che quando io chiamo adesso inizia a chiedere all'utente quanto hai speso, in che categoria, e dove lo metto? Su un file di testo? Per ora lo inseriamo nell'array. Ah. Quindi per ora, per testare se funziona o meno, cosa faremo? Lanceremo la funzione per aggiungere una spesa e subito dopo facciamo un scrivi spese, andranno perse non appena il programma finisce, quindi subito, però almeno abbiamo visto che nell'immediato funziona in memoria, in RAM, questa lista risiede nella RAM del vostro PC.
motivo per cui se iniziate ad aggiungere roba a nastro perché vi scappa un ciclo che non finisce, vedete la rana inizia a salire, quando avete quelle cose lì sapete che c'è un qualche oggetto che sta diventando un po' troppo grosso. Ok, per farlo facciamo una funzione, la chiamiamo chiedi spesa. Qui dobbiamo decidere se questa funzione aggiungerà anche la spesa già alla lista una volta averla chiesta, oppure la chiede e ce la ritorna, quindi ci ritorna praticamente questo, un dizionario che è un elementino bello e pronto da essere inserito. Io personalmente preferirei costruire l'oggetto spesa e ritornarlo, altrimenti l'avrei chiamata chiedi e aggiungi spesa, giusto per capire, per intendersi meglio. Uno magari dice ma piccoli dettagli, roba piccola. Sì, un programma piccolo non conta, fidatevi quando fate roba grossa, garantito. La funzione deve fare quello che c'è scritto nel nome. E anche commenti in meno, Questa è una roba molto importante. Io avevo accennato come si fa a commentare il codice, ma questa funzione chiede il necessario per costruire una spesa. Benissimo, ho commentato il codice, sono fantastico. Cosa succede se cambio il codice? Devo cambiare il commento. Secondo voi vi ricorderete di cambiare il commento quando cambierete il codice in fretta e furia per far andare il programma che non va? Allora, se i commenti non sto dicendo non usate i commenti assolutamente, ma se potete usare meno commenti e lasciare che il codice descriva lui stesso quello che fa, cioè avete la possibilità di dare bene o male il nome che volete, vabbè, con le solite restrizioni, niente spazi, niente punti, niente roba, ma almeno insomma lettere, numeri, underscore, basta mettere il numero davanti, abbiamo la possibilità di dare il nome che vogliamo a variabili e funzioni. Sfruttiamola come cosa invece di chiamare robe strane, magari con sopra il commentino, questa funzione chiede la spesa, scusa, chiamala direttamente a chiedi spesa, cioè, non ha senso. È anche vero che a volte dovrei mettere un nome lungo così di una variabile, a quel punto faccio un nome corto, metto un commentino, questa variabile fa sta roba qua. Beh, è inevitabile nel senso. Ok, per chiedere la spesa come facciamo? Ci prepariamo un oggetto spesa da riempire, diciamo, vuoto all'inizio. Ricordo che per creare un dizionario vuoto si può fare così, insomma, un dizionario si dichiara con le graffe e all'interno i valori come abbiamo visto qua, ma potrei fare, se voglio fare un dizionario vuoto, apro la graffa e gliela chiudo subito, non ci metto niente dentro, un dizionario vuoto è un dizionario vuoto, quello che volevo. Una lista invece, una lista vuota, ricordo, lista la dichiaro aperta quadra, chiusa quadra, qui in mezzo posso metterci elementi, voglio una lista vuota, non ci metto niente, aperta quadra, chiusa quadra subito. Ok, preparo la mia spesa, adesso inizio a chiedere un po' di roba, inizio a chiedere, partiamo dalla categoria, quindi in che categoria abbiamo speso soldi, come faccio a chiedere la categoria, o meglio come faccio a chiedere input in generale con la funzione input. La funzione input, c'è anche l'editor mio magico, legge una stringa dello standard input, se una stringa di prompt è data viene stampata sullo standard output, cioè sulla console, senza un caporiga in pratica, prima di leggere l'input. Questo ci torna comodo perché noi possiamo fare input categoria della spesa, per esempio, due punti, un bello spazio. Cosa succede se, intanto dobbiamo ricordarci, se vogliamo testarlo adesso, di lanciare la funzione. Se io lo eseguo, mi scrive quello che ho scritto tra virgolette, che ho passato come parametro della funzione input, che è il prompt, cioè la richiesta in questo caso, e lui si aspetta un valore qua, in questo caso non è un numero ma è una stringa. In questo momento ho buttato via il valore perché input ritorna un valore, quindi io dovrei usarlo da qualche parte, diciamo, l'ho buttato via, chiaro che non va bene. Cosa vogliamo farci di questo valore? Vogliamo assegnarlo al dizionario. A quale chiave? Alla chiave categoria, quindi spesa chiave categoria è uguale a input categoria della spesa. Questo cosa vuol dire? Allora, intanto posso fare questa cosa anche se la chiave non esiste, Python la crea al momento. Se la chiave esiste già e io ci assegno, la sostituisce,
Se invece voglio leggerla, chiaramente deve esistere, altrimenti dà un errore, non ricordo, penso tiri un errore, lancio un'eccezione, non penso ritorni non, sinceramente, penso lancio un'eccezione, cioè non lo so perché non lo so sta cosa, perché ogni volta che devo accedere a un elemento, a parte va bene in questo programmino qua semplice, ma quando accedo a un elemento di un dizionario e so che potrebbe non essercelo, o l'ho creato io il dizionario programmaticamente, quindi con una funzione così è chiaro che vabbè, potrei aver sbagliato a scrivere qua, potrei aver scritto per sbaglio categorie e quindi dopo quando le stampo sbaglio a accedere, vabbè capita, lo correggo, però non è un problema. Ma se non so, sono dati che mi arrivano da qualche parte o leggo da un file, prima di leggere qualcosa mi chiedo if categoria categoria in spesa, due punti, questo cosa fa? Controlla se quella chiave è all'interno del dizionario, quindi per quello vi dico non so cosa succede se vi chiedete una chiave, non esiste, non... ci ho sempre messo un controllo prima, come è giusto che sia. Ok, così facendo leggo la categoria e la inserisco all'interno di quella chiave del dizionario. Faccio la stessa cosa per, cos'altro avevo qua, il valore, facciamo valore della spesa, siamo fantasiosi, e cosa facciamo qui? Lo converto, esatto, lo converto in float. Allora funzionerebbe lo stesso anche senza, perché quando poi facciamo i conti anche qua convertivamo il valore in float, ma meglio una conversione in più che una in meno, trucco del mestiere. Ma forse anche categoria spesa bisogna convertirla in stringa? No, input ritorna già una stringa, proprio per definizione della funzione. Se tu cerchi Python input, eccolo qua, il primo link a caso, questo sito è proprio inutile, facciamo questo. Return value, il metodo input legge una riga bla 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 e la ritorna, c'è scritto qua converte la riga in una stringa togliendo anche tra l'altro il caporiga, perché quando mando l'invio io mando il caporiga, mi fa anche fuori togliermi e la ritorna, quindi mi ritorna una stringa praticamente, mi dice anche se l'end of file è letto, che su Linux è il famoso control D indica fine dello stream, cioè se voi avete mai aperto cat, non avete niente da fare, di ripetere robe, no? Per uscire da sta roba senza fare esplodere niente, control D vuol dire end of file. Cosa succede quando voi leggete un file? Per esempio quell'end of file, l'off, è un concetto, cioè non trovate solo nello standard input, ma ogni file alla fine non c'è implicito, non c'è scritto se lo aprite con l'editor di testo, ma alla fine c'è un EOF. Infatti quando voi fate cut di un file, cut si ferma e non sta fermo lì ad aspettare perché gli arriva un EOF che sarebbe il control D. Questo vuol dire che, siccome qua c'è scritto che se mi arriva un EOF mi lancia un'eccezione EOF error, vuol dire che se io su Python, sul mio programmino adesso, su un input faccio un bel control D, mi parte giustamente un bel EOF error qui. Quindi vediamo come la documentazione torna. Deve tornare, se non è documentazione, avete trovato un file butto. Ok. Categoria, valore e dopo. Ci manca la nota. La nota. Aggiungi una nota. La nota. Ok. Va bene così. Proviamo a vedere cosa succede. Lanciamo categoria della spesa. Macchina. Valore della spesa 7, aggiungi una nota, perfetto, ha letto tutto, abbiamo appena buttato via tutto quello che abbiamo fatto, perché abbiamo costruito il nostro oggettino e non ce ne siamo, non abbiamo fatto niente, non abbiamo manco ritornato la funzione, vabbè che anche se l'avessimo ritornato, cosa che facciamo subito, qua lo buttavamo via lo stesso, però almeno adesso la funzione è completa. Proviamo a vedere intanto se questa funzione, se questa funzione funziona, scusate già più parole. La funzione deve funzionare. Macchina 7, 87, quello che è. Boh. Adesso ho messo un print qui, vedete, sul risultato della funzione. Vediamo che effettivamente mi ha stampato un dizionario. Mi ha detto che lì c'era un dizionario. Vedete, si è rimpicciolito.
qui mi è arrivato un dizionario con la roba che volevo, con la roba che ho digitato. Perfetto. Cosa me ne faccio adesso? Probabilmente voglio aggiungerlo alle spese. Quindi, come posso fare? Ricordo che tutte le liste, spese inclusa, è una lista di Python, hanno una funzione che si chiama append. Quella qua me la suggerisce l'ambiente anche. Append cosa fa? Prende quello che gli passo dentro le tonde, quindi questo è il risultato della funzione chiedi spesa, e lo aggiunge alla lista. Testiamo se funziona. Allora, questa era bella, ce l'abbiamo lì come riferimento. Aggiungiamo una spesa, macchina, valore 9, nota no. Vediamo che adesso io ho stampato qui, ho scritto tutte le spese e ho quelle di prima più l'ultima, questa qui, che è quella che ho aggiunto. Quindi sono riuscito ad aggiungere un elemento alla mia lista con il formato che si aspettava, che è riuscito anche a stamparselo, eccetera. Probabilmente se adesso mi faccio anche un bel, mi chiamo un totale spese, categoria, glielo chiedo sulla macchina, e anche la media, spese categoria per la macchina, adesso aggiungo una roba per la macchina, facciamo una roba enorme così vediamo quello che cambia, aggiunge una nota, no, questa roba qua, vedete che funziona. Quindi anche le due funzioni che ho fatto prima sono riuscite a prendersi questo valore che era nell'array che ho aggiunto, mi hanno calcolato il totale, la media, non siamo sicuri perché sono venuti fuori due numeri osceni, aggiungendo un numero altrettanto osceno, quindi siamo tutti felici. Ora c'è un solo problema con questo programma, ci sono tanti problemi. Il primo è che lo eseguo e adesso devo scrivere qua tra virgolette quello che fa, non diciamo sì, potrei darlo così il programma finito, ok, io lo apro, mi chiede una roba e poi scrive tutto, fine, utilissimo, proprio un'utilità incredibile. Allora vediamo di fare un piccolo menu, non mi viene in mente nessun tool da riga di comando adesso, ovviamente quando c'è qualcosa che viene in mente non c'è mai. Ci sono programmini da riga di comando che fanno comparire il menu carino, tra virgolette, che vi dice, hai queste opzioni, 1, ta, 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 2, eccetera. Poi vi chiede cosa vuoi fare, punto di domanda, e allora scrivi 1, 2, 3. Facciamo quella cosa lì, niente di difficile in realtà. Facciamo una funzione che stampa il menu, perché vogliamo farlo più volte nel programma, continueremo a farlo, il programma continuerà a eseguirsi e ogni volta a presentare il menu alla fine. Questo si applica a programmi a riga di comando, chiaramente se avessimo un programma con interfaccia grafica la storia è diversa. Sì. Lo chiamiamo main menu, perché facciamo questo, rimaniamo in italiano, menu principale. Cosa facciamo? Un ammasso di print che scrivono tutto, facciamo benvenuto nel super programma di oggi. Una riga vuota, fare roba fatte bene, mettiamo una anche di vuota qua in cima e iniziamo a scrivere un po' di opzioni, quindi uno per esempio, primo per ordine di logica, elenca le spese, il secondo è aggiungi una spesa, il terzo, qua non ho dimenticato di cambiare i numeri, cancella la spesa? Beh, però lo facciamo dopo. Intanto implementiamo le cose che abbiamo già fatto. Aggiungi quindi una nota? Cosa? Una nota? Aggiungi una nota? No. Ah, no, 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 beh, la nota la aggiungiamo nel momento in cui creiamo la spesa. Okay. Cioè, la spesa consiste di cosa consiste una spesa a livello concettuale? Di una categoria a cui appartiene, di un valore, di una nota. Quindi quando la creiamo segniamo queste cose. Si può fare la funzione per modificare una spesa, quello sì, e in quel caso non avrebbe senso magari fare un'opzione modifica spesa, dopo vediamo anche se abbiamo tempo di farlo. Aggiungi una spesa, il 3, facciamo non so, totale per categoria, il 4 facciamo media per categoria e importantissimo il 5 esci, ci lasciamo una riga vuota in mezzo, lasciamo un'altra riga vuota in mezzo.
E ora chiediamo, ogni volta che stampiamo il menu, chiediamo anche già all'interno della funzione, questa funzione l'ho chiamata menu principale, nel senso che fa tutto quello che concerne il menu principale, scrivere il menu e chiedere cosa si vuole fare. Chiediamo già con una bella funzione, con un bel input, cosa vuoi fare. Ok, cosa ce ne facciamo di questo risultato? Intanto lo convertiamo in numero, prima cosa, perché di stringhe ce ne facciamo poco, alla fine devi inserire i numeri. Ma abbiamo anche guadagnato il vantaggio che se un utente scrive ciao al posto di mettere un numero ci parte un errore, che è una cosa che vogliamo effettivamente, perché ti ho chiesto di mettermi un numero e mi hai messo una stringa, che poi dobbiamo lasciare l'errore ingestito, e quello è un altro discorso, bisognerebbe gestirlo, ma riscrivere per favore scrivi un numero eventualmente ostrega, esatto, potremmo anche farlo, ma adesso vediamo cosa ce ne facciamo. Comunque abbiamo il problema che non ce ne facciamo niente di store ora, però lo ritorniamo dalla funzione, quindi questa funzione mi ritornerà un numero che si spera, perché c'è l'utente in mezzo, quando c'è l'utente non si sa mai niente di quello che arriva, e non vuol dire l'utente è stupido, ma assolutamente vuol dire che, cioè, può arrivare di tutto in un certo senso, perché potrebbe essere uno scappa alla tastiera digitale, mai fidarsi di valori dell'utente. Menu principale ritorna, si spera, la scelta che è stata fatta, il numero. Quindi noi cosa potremmo fare? Facciamo un bel ciclo infinito. While true. Finché, vi ricordo, il ciclo while cosa fa? È un ciclo che esegue tutto quello che gli appartiene al suo blocco, a se stesso in pratica, finché la condizione che c'è qui è vera. Quindi io potrei dire, non so, finché A è uguale a 3, allora fai, scrivi, ciao, ok. In questo caso, beh, non c'è A, non potrei scrivere qua che A uguale a 5. In questo caso non verrebbe mai eseguito, perché A lui controlla subito, A è uguale a 3, no, via, saltato completamente. Se adesso facessi così, invece andrebbe avanti all'infinito, perché A non viene più modificato, A rimane 3, A è sempre uguale a 3, sta roba avanti all'infinito. Che alla fine è quello che vogliamo, un ciclo che si esegue all'infinito, perché dobbiamo continuare in continuazione a stampare il menu, chiedere cosa vuole fare, facciamo l'operazione, finita l'operazione chiediamo di nuovo il menu, perché uno potrebbe voler fare un'altra operazione, quando uno digita esci, allora usiamo il break, dovremmo aver visto, per rompere il ciclo, uscire e scappare via, uscire dal programma. Questo funziona come ciclo infinito, ma siccome questa condizione viene sempre valutata in true, questa roba qui è equivalente a true, ci mettiamo true, capiamo via, ma che non ha senso. Su in C di solito, siccome non c'è il true, si fa while 1, perché 1 vale come vero, in C qualsiasi valore diverso da 0 conta come vero, 0 conta come falso. Ok, qui dentro cosa facciamo? Chiamiamo la funzione menu principale e ci salviamo un risultato, lo mettiamo dentro una variabile scelta. Adesso iniziamo a fare una bella sbarca di if e chiederci, se la scelta è uguale a 1, che avevamo la prima, quindi se l'utente ha digitato 1, dobbiamo elencare le spese. Quindi cosa chiamiamo? Chiamiamo la funzione, scrivi spese. Se invece else if, che ricordo è equivalente a dire else, quindi se la scelta non era 1, altrimenti in caso negativo cosa facciamo? Ci chiediamo se la scelta allora era uguale a 2. Okay. Cosa facciamo se la scelta era uguale a 2? Aggiungere una spesa, abbiamo qui già anche il codice pronto, appendiamo il risultato di chiedi spesa. Bene, se non era neanche 2, else 2 punti. Vedete come sto iniziando a crescere a destra in maniera pericolosa, no? Quindi per fare sta cosa, guardate proprio cosa cancello, proprio concettualmente l'if serve proprio a questo, cioè io tolgo, compatto sta roba in unica. A dire la verità qui non servirebbe neanche un elif, perché mi viene lo scioppone, non posso fare nemmeno, come dice Corona, togliere. esatto, posso togliere anche l'else in realtà, qui posso fare solo if uno dopo l'altro, perché in questo caso le condizioni sono non solo compatibili tra di loro, cioè o è 1 o è 2 o è 3. Quella roba lì è utile quando ho, per esempio, non so, inizio ad avere maggiori, minori, quindi potrei avere che più condizioni valutano vere in certi casi, ma anche no, casini, insomma.
quel caso lì a volte è più comodo ragionare con l'else, l'if, eccetera. Domanda di chi sta imparando: come faccio a capire quando uso sta roba? Esperienza, vedendo, eccetera. Ma una cosa che vi do come consiglio è, cioè, cercate, ponetevi nell'ottica del computer e quindi con gli strumenti che avete. È come se io vi do dei blocchetti per costruire una roba, che questi blocchetti sono quelli, sono l'if, l'else, l'elif, eccetera. Se voi dovreste cercare un modo, un approccio al problema usando solo quegli strumenti lì, quale sarebbe il modo più sensato, o diciamo quello più vicino al vostro modo di ragionare, che viene in mente? Di solito è quello. La difficoltà sta nel ragionare come il computer, cioè uno potrebbe dire, beh, non so, per calcolare la media, lui dice, beh, il computer devo dirgli di calcolare la media, sì, grazie, come? Beh, la difficoltà è capire che devo iterare sugli elementi, devo controllare, prendere solo gli elementi della categoria, devo fare il totale, come faccio? Perché lì la difficoltà è capire che devo avere una variabile per accumulare, una variabile per tenere il conto, poi, per poi dividere le due variabili. Quello è un po' difficile, cioè, nel senso, per chi si approccia per la prima volta è un po' la difficoltà. È anche vero però che questi sono, si chiamano pattern in programmazione, cioè sono delle cose che vengono fuori sempre, sono una roba che vedete dappertutto, che sia per trovare una media, che sia per trovare, che ne so, dovete passarvi tutti gli elementi e dovete vedere se, non so, se c'è una spesa più grande di 200 euro. Allora cosa fate? Ho preparato una variabile, si chiama c'è una spesa di più di 200 euro uguale a false. No, non c'è per ora, per quanto ne sappiamo, dobbiamo ancora guardare, boh, falso. Iterate su tutti quanti gli elementi e qua, appena ne vedete una, la mettete a true e rompete anche il ciclo. A quel punto la variabile ha il valore. Questi sono tutti pattern, cioè sono robe che si vedono spesso in programmazione per risolvere vari problemi e, cioè, nel senso, dopo un po' entrano in testa. Tornando qui, io metto l'elif, secondo me, perché così discorsivamente non cambia niente a livello di codice, assolutamente niente. Anzi, diciamo, se stessimo programmando in C sul microcontrollore ci interesserebbe, perché? Perché, o meglio, se ci interessassero le prestazioni, ci interesserebbe l'elif. Perché? Perché se io non metto l'elif, ipotizziamo che scelta sia effettivamente uno, scatta questo if. Bene, eseguo questa roba. Dopo inizia a controllare tutto. Qua io adesso avrò scelta uguale a 3, scelta uguale a 4, scelta uguale a 5, cioè se era 1, ok, non può essere nessun altro, lo so, perché, cioè, è una cosa esclusiva, lui comunque si metterà a controllare tutta sta roba. Ora, a noi non ce ne frega niente, però magari se siete in un microcontrollore, in una routine di interrupt che parte quando vi arriva un impulso, dovete rispondere entro 2 microsecondi con un altro segnale, guardando delle condizioni, e avete una roba del genere, allora volete un elif. Perché? Perché l'elif non ricontrolla più uno, esatto, due, se scelta era uno, non, questo è un S, cioè non ci entra, da qua in giù basta, lì, cioè, questo diventa in runtime, se era uno, sì, non esiste più proprio. E comunque discorsivamente ha più senso dire, boh, se la scelta è uno, allora fai questo, altrimenti se la scelta era due, fai questo, altrimenti se la scelta era 3, fai questo. Vedete che proprio a livello di linguaggio viene naturale dire così, probabilmente vuol dire che un elif è più appropriato. Ok, scelta uguale 3, cosa dovevamo fare? Totale per categoria. Ok, qui interessante la questione, totale per categoria. Cosa facciamo? Chiediamo una categoria all'utente in cui vuole trovare il totale, o stampiamo il totale per tutte le categorie? La funzione? Forse sopra, sì, bisogna, cioè, modificarla, prendere su? No, la funzione va benissimo così. La funzione mi va benissimo. Chi di quale categoria vuole? Ok, per ora facciamo così. Allora chiediamo nome categoria, non chiamiamo la categoria e basta, uguale a input, inserisci il nome. Ecco, perché se no scrivi un nome diverso. Se scrivi un nome, qualcuno ha voglia di prevedere cosa succederà. Intanto finisco il codice, perché giustamente uno mi dice, ma non so cosa ci fai questa roba. Facciamo che dopo io stampo il totale
per categoria, passando il nome della categoria che ha inserito l'utente. Cosa succede se l'utente inserisce Gianni qua dentro? Che programma ne crea una? Cosa? Che crea la categoria Gianni di quel momento lì? No, no. Viene chiamata questa funzione con la stringa Gianni al posto di questo parametro Pippo, quello che ci pare. Cosa fa sta roba se qua c'è Pippo scritto qua dentro? Continua a girare? Continua a girare? No. Per me fa un'eccezione. No. Da nulla. Cosa? Da nulla. No. Categoria. Scrive 0, ritorna a 0. Perché? Non c'è. Perché in realtà non, cioè non è un errore, non è una cosa così sbagliata. Io ho dato una categoria, voi la vedete così, ho dato una categoria che non esiste. In realtà avete dato una categoria per cui non esiste ancora una spesa. Per quanto ne sa Python, cioè, noi non abbiamo ancora inserito da nessuna parte nel programma una lista di categorie, cioè non c'è un array che rappresenta le categorie valide. Esiste il concetto di categoria valida o meno. Se io metto la categoria Pippo e non c'è nessun elemento, nessuna spesa che appartiene a Pippo, vabbè, totale zero, non ho speso niente nella categoria Pippo. Ha senso che una categoria sia in Pippo? No, vabbè, sono d'accordo, ma non so, potrei mettere una categoria casa, dove metto le spese della casa. Per mobili, anzi, così più chiaro, mobili. Se io non ho ancora spese riguardo mobili, è giusto che il totale sia zero alla fine, non dovrebbe dare un errore. Possiamo scegliere noi di dare, potrei voler dire io, ok, io scelgo che il mio programma adesso, se metto una categoria per cui non c'è niente, tiri un errore. A quel punto farò io un controllo, come abbiamo detto prima, per esempio una funzione, ve la faccio velocemente per capire se esiste una categoria, ok, sarebbe fatta così, trovata, parto col fatto che non l'ho trovata, itero per tutte le spese dentro l'array, mi guardo se trovo una spesa che appartiene a quella categoria, me ne basta una, dico che trovata è uguale a true, quindi mi sento che trovata è vero. Rompo il ciclo perché è inutile che vado avanti, sì, funzionerebbe lo stesso, ma perdo tempo per niente, lo rompo, tanto l'ho trovata, fine, e ritorno la variabile trovata in pratica. Questo mi permette di vedere se esiste la categoria o meno, cioè passo la categoria, le guardo tutte, io all'inizio assumo che non esista, trovate uguale a falso. Se passandomele tutte ne vedo almeno, attenzione, non sto iterando su categorie, non esiste una lista di categorie in questo programma, esiste una lista di spese. Se iterando in tutte le spese trovo una categoria, trovo una spesa che ha come categoria quella che ho passato, quindi ho trovato qualcuno che appartiene a sta povera crista di categoria per cui sto cercando, allora mi segno che l'ho trovata. Posso anche togliere il break, lui le controllerebbe di nuovo, ne trovo un'altra, la setto uguale a true, ma era già true, chi se ne frega, finisce il ciclo, vabbè, break, perché non ha senso andare avanti. Una volta che l'ho trovata, cioè o è falso o è vero, parte con falso, l'unica roba che può fare sto ciclo è metterla a vero. Quindi una volta che l'ho messa a vero, basta, non può rimetterla a falso, quindi inutile che vada avanti, io rompo, fine, morte lì. Questo break, ricordo, rompe il for. Il break rompe, non posso rompere un if, chiaramente, if finisce quando è finito il blocco indentato, quindi questa roba qua è dell'if, questo non è dell'if. Il break rompe il primo ciclo che trova sopra di lui gerarchicamente. Quindi se io qua fuori avessi avuto per un qualche motivo un while qualcosa e questa roba era tutto sotto un while, questo break rompe questo for, non il while, attenzione. Ok, la teniamo questa funzione perché potremmo anche, per quanto ci riguarda, usarla qui. Per ora non la usiamo, completiamo il programma, qui non c'è la 4, vi ricordo, era la media per categoria, quindi è il codice uguale, solo invece del totale chiamiamo la funzione media spese categoria. Nel caso del 5, 5 esci. Cosa facciamo per uscire da sta roba? Noi vogliamo uscire da questo ciclo, l'abbiamo appena detto. Perfetto, con questo usciamo dal ciclo, togliamo sto scrivi spese alla fine. Questo è
adesso il nostro programma. Diminuisco un attimo per avere una visione d'insieme. Qui abbiamo le nostre, abbiamo la nostra lista di spese, per ora hard coded, cioè dentro il codice fissa, che in realtà adesso abbiamo la possibilità di aggiungere spese e tutto, quindi potremmo anche svuotarla qua, adesso non lo faccio perché dopo devo mettermi a inserire tutto, però tra poco svuotiamo tutto. Abbiamo le funzioni per calcolare il totale delle spese, la media delle spese, se esiste una categoria per scrivere tutte le spese, per chiedere una spesa. Abbiamo una funzione che stampa il menu principale, che non abbiamo ancora testato tra l'altro, che scrive il menu eccetera, tutto quanto, e ci chiede una scelta da fare, un'operazione, e ritorna il numero corrispondente. E abbiamo, non dentro una funzione proprio com'è, codice che viene eseguito appena arriva qua a questo punto l'interprete, abbiamo un loop infinito che va avanti a continuare a chiedere il menu principale, vedere quali scelte abbiamo fatto, e eseguire le operazioni corrispondenti. Una cosa importante che abbiamo dimenticato, un else alla fine. Quando scatta sto else? E quando nessuna di queste opzioni è... Cioè quando l'utente ha scritto schifo in pratica. Cosa scriviamo in questa roba qua? Non posso scrivere parolacce che stiamo registrando, ma scriviamo non è una scelta valida. Oppure non sei un utente valido. Noi programmatori ce l'abbiamo molto con gli utenti, se non è ancora vero. Non è il programma che è buggato, l'utente che è buggato, l'ha usato male. Allora, benvenuto nel super programma di oggi. Cosa volete fare? Se c'è uno? Facciamo uno. Mi ha stampato tutta la roba qua, ok? Forse non è chiarissimo perché l'ha stampata e è scappato giù subito. Direi di fare un paio di modifiche. Intanto vorrei lasciare una riga vuota qua, dopo questo, dopo il, la scritta. Per farlo la cosa più semplice è mettere un print dopo aver chiesto la scelta. Così in automatico guadagno che quando esco dal programma, quando faccio esci, anche se qua rompo il ciclo, ho anche una linea vuota prima che mi ritorni alla shell. Dopo, qui non ho fatto tempo a vedere sta roba prima che schizzasse su. Cosa posso fare? Potrei... Esatto, ci vorrebbe un equivalente. Allora, posso usare... input, potrei usare input senza niente, quindi una volta che ho fatto quello che dovevo fare posso dire input vuoto, qua usciamo, ho fatto un control D, infatti mi ha dato un neo ferro perché in quel momento c'era la funzione input che aspettava qualcosa, lancio, se adesso lancio l'1 e si ferma qua, non è proprio come un pause, nel senso che se scrivo altri, scrivo lettere me le prende, però nel momento in cui premo invio l'input vede, poi butto via quello che ha letto, chi se ne frega, in realtà era solo per fermare il programma temporaneamente, in pratica aspetta e che premo invio, nel momento in cui premo invio questa funzione esce, ritorna, chi se ne frega cosa, e ricomincio. Così può andare, diciamo, ci accontentiamo, potremmo anche cercare, non so, non vuole fare sta roba fatta bene, Python wait for key. Io scusate, cerco in inglese, dovete cercare in italiano, non sono abituato. Allora, sì, se continuo, cosa? La prima riga di press enter che continuo. Sì, questo l'ho usato con l'input. Che adesso gli dai un input e l'utente non sa cosa fare, se invece gli stampi io dai premi enter. Sì, potrebbe fare tranquillamente così. Se no in questo caso qui questa soluzione non mi piace per niente perché non è cross platform, questo importa un modulo che è Microsoft Virtual Console, quella roba lì, insomma, Windows DOS Only, boh, non lo so, mi sembra strano che... cerchiamo dentro. Ok, qua dicono chiama pausa os.system, chiama una funzione del sistema da shell, volendo si potrebbe fare così, questi ti fanno installare un package. Vabbè, sembra una cosa non molto comune in Python, quanto qua è una cosa che non viene fatta spesso, vabbè, chissà, insomma.
testiamo altre robe, aggiungi una spesa, categoria della spesa, proviamo a mettere vestiti stavolta, valore della spesa 20, aggiungi una nota, ok, qui, ecco qui, l'attesa potrebbe non interessarci alla fine, quindi forse ci conviene l'input, vediamo un po' come si potrebbe fare, allora, potrei mettere l'input solamente dopo le robe che mi interessano, quindi qua, qua e qua in pratica, in modo che siccome qua aspetta già, dopo devo premere invio di nuovo, magari fa confusione, oppure potrei dire potrei fare così, non so, devi aspettare alla fine, uguale a falso, e me lo setto, anzi me lo setto a vero, perché sono più i casi in cui devo aspettare alla fine, devo fare l'input, che quelli in cui non devo, quindi lo do per vero e solamente qui, quando ho sta funzione che mi chiede eccetera, gli dico che devi aspettare uguale a falso, così ho aggiunto solo una riga di codice, in pratica, altro se dopo inizia ad avere 30-40 opzioni inizia a essere un po' macchinoso, allora vedo magari quelle tipicamente nell'80% dei casi non devo aspettare, boh, lo do per vero e nel caso speciale lo setto a falso, e alla fine mi faccio un bel if, devi aspettare, se devi aspettare, tradotto meglio di così, allora fai input. Per ora intanto adesso il programma che è in esecuzione chiaramente non ha questa modifica, lui sta eseguendo la versione prima che si è salvato il file, tanto vabbè, andiamo avanti a testarlo, la modifica è pronta lì. Proviamo a fare, elencare le spese, adesso che abbiamo aggiunto questa, elenchiamo quindi con l'opzione 1 e vediamo che ha aggiunto questa roba qua. Adesso potremmo chiedere il totale per categoria con 3, possiamo mettere vestiti e vediamo che calcola la media che è 20 più 35, la media, non so, macchina è quello che è, un po' bellissimo. Cosa succede se gli chiedo il totale, per esempio, per la categoria mobili? Come ho detto prima, 0. Ok, così mi credete, tutto qua, conta male. Andami in fiducia. Esatto. No, vabbè. Testiamo la cosa più importante di tutte, è 5. Perfetto. Funziona. Testiamo questa modifichetta qua velocissima, elenca spesa, si ferma, aggiungi una spesa, scriviamo schifo, non si ferma, quindi funziona, usciamo. Ok, quanto tempo mi rimane? Mezz'ora. Chi vota per salvare un file a rileggere? Oppure l'alternativa, adesso me ne sono completamente dimenticato di qual è l'alternativa. Ah no, l'alternativa era, che è altrettanto interessante, ci sono un bel po' di cicli fuori cose, è stampare il totale e la media per tutte le categorie, che si traduce in trovare le categorie, trovare tutte le categorie. Se provate a pensarci, per come abbiamo messo i dati, vi ricordate che all'inizio vi ho fatto un discorso su come salvare i dati? Vi ho proposto anche che si avrebbe potuto fare, invece che salvarli come lista di spese, salvare un dizionario di categorie. Quindi categoria macchina ha questa roba, categoria, non so, casa ha sta roba qua, vestiti, eccetera. Avendo fatto così ci saremmo semplificati la parte di listare il totale di tutte le categorie. Cosa avremmo fatto più fatica a fare? Beh, in realtà in questo caso niente, ma se per esempio avessimo voluto trovare tutte le spese, non so, maggiori di 50 euro all'interno, qui è un for solo, cioè nel senso ci passiamo tutte le spese indipendentemente da che categoria è, che nota, chi se ne frega, vogliamo se il valore è più grande di 50, buono, trovata. In questo caso dobbiamo controllare per tutte le categorie tutte le spese, quindi qui c'era un'interazione in più, c'era un po' di complessità in più. Quando si deve scegliere come mettere i dati bisogna sempre fare dei compromessi in questi casi, oppure si può ragionare a modo di database o direttamente metterci un SQL Lite sotto, cioè la libreria di SQL Lite, perché cioè, se
si inizia, vediamo nel progettino in cui registriamo temperatura, umidità, eccetera, tireremo in ballo un database lì, quindi ci interfacciamo con un SQL. Perché? Perché se iniziamo a avere tanta roba, ci torna utile un database relazionale dove possiamo linkare i dati in una maniera, insomma, è pensato per fare appunto quella roba. Quindi Python chiama SQL? Python chiama SQL, ma sì. O C, qualsiasi roba fosse. Sì, sì, beh, si può usare se ne, per chi avesse voglia di guardarselo un po'. Questo è il modulo documentazione ufficiale Python, non mi piace perché è la versione 2 di Python questa. Eccolo qua, qua ti dicono, guarda, importa la libreria, apriti una connessione tra virgolette, una connessione un file, quindi ha poco senso chiamarla connessione, ma per motivi storici si chiama così, ti colleghi a questo file qua, bon, adesso a questo punto potete operare sul database, quindi eseguire query, commitare, chiuderla, prendervi i cursori, andarvi a girare in giro, eccetera eccetera, e fa anche vedere come si eseguono. Vedete la documentazione Python comunque è fatta, diciamo, discretamente bene, ci sono, c'è un po' di esempio su come si usa una cosa per chi volesse sperimentare un po', magari se non, prima della prossima serata, così non mi tocca. E allora adesso, se noi volessimo salvarlo, in che maniera ci converrebbe salvarlo? Un file di testo oppure allora, SQL? Adesso le cose sono diverse. Adesso vi faccio vedere una maniera velocissima in Python per salvare qualsiasi roba. Potete salvare di tutto, oddio, ci sono limitazioni, ma potete salvare molto di più di quello che pensate. Penso possiate salvare, no, funzioni no, però una struttura dati arbitrariamente complessa senza smazzarvi a, non so, se io dovessi salvare sta roba su un file, com'è che potrei fare? Ve lo faccio super veloce. Salva dati, ok, file name, quindi gli passo il nome del file, mi apro il file in scrittura come FF, adesso rappresenta il mio file aperto, adesso itero per tutte le spese e semplicemente nel file cos'è che faccio? Uso write per scrivere nel file e scrivo, uso un fstring per formattarmela, inizio a scrivere, potrei salvare tipo un CSV per esempio, se avete presente formato CSV, sì, un record per ogni riga separati da punto e virgola, non ci metto l'intestazione perché in questo caso so io cosa c'è nell'ordine che ho detto io. Qui ci metto spesa, spesa categoria, poi ci metto punto e virgola, spesa valore, virgola, ups, fuori dalle graffe, spesa, nota, barra n alla fine per andare a capo, perché non è un print questo, non è la funzione print, è la funzione write, sto scrivendo caratteri grezzi sul file, quindi se voglio andare a capoliga, il capoliga, il barra n, il new line, devo mettercelo io. Siete su Windows, Windows ha il barra n barra r, anche il carriage return, come le macchine da scrivere di una volta, no? Vabbè, quando l'hai usato prima non andava a capoliga, quando l'hai fatto all'inizio di questa serata era tutto in fila. Cosa? F, che hai usato il codice F, F, non hai usato F, sì, no, sì, no, l'ho usato, no, l'ho usato era tutto in fila, allora, diciamo così, va a capoliga. Premessa, questa roba qui, questa F string, è, cioè questa roba qui è come se io chiamassi una funzione, cioè questa ritorna un valore, io posso assegnarla a una variabile, quindi io all'inizio, oggi, prima all'inizio della serata, verso l'inizio, ho chiamato print con sta roba qua, sì, e va a capoliga, perché? Perché print scrive quello che gli do dentro, che potrebbe anche essere ciao, e poi va a capo di suo. No, okay. Però prima mi prego, non fosse andato a capoliga. No, dove non è andato a capoliga è stato quando proprio all'inizio, inizio, sì, ho fatto print spese. E ho stampato, sì, tutto, sì, questo, sì, oggetto, sì, e lui non, sì, si è, non, sì, mi fregava niente di Python di mettermi, sì, a capoliga, sì, le robe. Hai ragione. Lì ha scritto a caso, nel senso. Ok, comunque qui potrei fare anche così, voglio dire, adesso ho fatto left string senza barra n, perché magari mi rompevo le scatole, ci concateno dopo un barra n qua, quando, quando ho dentro il write, potrei anche fare write s e poi f.write barra n, prima ci metto, non cambia niente, ho metto uno prima o dopo, non importa. Ok, questo lo salva,
in realtà. E potrei anche leggere i dati. Quindi mi preparo un array S, qui lo butto dentro così evito che faccia confusione, perché S di qua è una stringa, di qua è un'altra roba. S è per, non voglio evitare di chiamare, in realtà non cambia niente, lo chiamo perché qui leggi dati.